Buonasera a tutti, buonasera. Prendete posto se avete posto. E il mio primo intervento è quello di ringraziarvi per essere qui con noi oggi. Questa è la terza edizione dei Suoni della Passione. Per la prima volta si svolge qui allo Slargo San Giacomo, meglio conosciuto per la maestosa e bellissima biblioteca pardegliana che ci rappresenta un po' tutti. Ed è uno squarcio trapanese un po' dimenticato, soprattutto per quanto riguarda le esibizioni artistiche, quindi quella di oggi, secondo anche il volere dell'Unione Mestranze, mi auguro sia di auspicio per portare una ventata di tradizioni trapanesi in questo luogo. E quindi vale la pena, secondo me, di applaudire a questa piazza affinché possa risplendere nei prossimi anni, nel prossimo futuro. Prima di addentrarci nelle esibizioni di queste sei marce, desidero invitare qui con me il presidente dell'Unione Mestranze, Giovannello D'Aleo, per i canonici saluti istituzionali. Buonasera a tutti. Come vedete, questo progetto va avanti, è la terza edizione di questi momenti particolari che noi andiamo a ricercare, però abbiamo cambiato e abbiamo invertito mentalità. Vi facciamo scoprire la città. Nessuno si era mai immaginato di andare a fare un concerto con i nostri amici, i nostri maestri, i miei cugini, i miei fratelli, di tutti qua che compartecipano a questo grande evento. Vi abbiamo fatto riscoprire la città. Che cos'era Largo San Giacomo? Nessuno lo sa, perché tutti mi dicevano: facciamo il concerto lì, ma dove? Non mi dite che lo sapevate, sapevate solamente che c'è la biblioteca pardegliana, ecco, poi passate con la macchina, poi girate, non vi soffermate nelle vostre memorie, nella vostra cultura trapanese, state perdendo l'identità trapanese, quello che noi vi vogliamo fare di nuovo riscoprire. Ci saranno in questi progetti che fanno parte di questo grande pensiero del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze, di andare a trovare altri momenti, e vogliamo che tutti voi siete con noi, perché la città cresce con la vostra partecipazione. Una cosa che non voglio fare un rimprovero, incominciamo a mettere sui social che la nostra città è la prima al mondo, non solo per cultura ma anche dal punto di vista anche ambientale. Ecco, parliamo bene della nostra città, cerchiamo di essere tutti uniti e non parlare male di quello dell'altro. L'altra volta ne avevo parlato che tutti avete messo sui social il grande topolino. Topolino, importante, ce n'è uno solo, Walt Disney, non il topolino di Trapani di Piazza Locatelli. Perciò fate in questo caso, prendete le immagini, li mettete sul sito e li facciamo girare in tutto il mondo, così sanno cosa sono i trapanesi. Ok? Grazie, un abbraccio a tutti. Allora, l'invito del presidente dell'Unione Mestranze, Giovannello D'Aleo, quello di mettere più informazioni e più immagini di questa bellezza che dovremmo portare avanti della nostra trapanesità, come amo dire io, e lo voglio annunciare ancora una volta, vi voglio spronare pure io, perché trapanese vuol dire anche tradizioni, e questo è una parte dell'anima della nostra città che vale la pena far conoscere a tutti quanti. Abbiamo tutti amici, parenti che vivono fuori, quindi forza, uniamoci, perché possiamo fare tanto per cambiare la nostra città in meglio, assolutamente. Entriamo nel vivo della serata adesso, quindi ascoltiamo le marce della passione della Settimana Santa, e presentiamo la prima marcia dal titolo Povera, diretta dal maestro Antonino Sutera, nuova banda Ericina.